La Sardegna è una delle primissime realtà in Italia ad aver attivato il fascicolo degli immobili. Lo stanziamento a carico della Regione è di 500.000 euro per l'anno 2024, mentre per i prossimi 2 anni l'impegno della Regione sarà di 1,5 milioni di euro. Lo ha detto l'assessore regionale dei lavori pubblici Antonio Piu presentando ieri a Cagliari il progetto. Sentiamolo. Il 31 ottobre scadrà l'inserimento per i comuni, gli enti locali e le aziende ospedaliere sullo stato dell'arte degli edifici. Un traguardo importante tra le prime regioni in Italia, perché con il 2024, 2025 e 2026 stanzieremo oltre 2 milioni di euro, che ci consentirà di avere esatta contezza di come è lo stato patrimoniale e degli edifici nella nostra regione. Ci consentirà di avere uno strumento per poter programmare in maniera puntuale, far arrivare e confluire risorse per gli edifici che hanno più bisogno, e questo è un traguardo che abbiamo raggiunto in pochissimi mesi. Passiamo ai trasporti, a quelli aerei, perché a partire dal prossimo 27 ottobre si potrà volare con ITA Airways in continuità territoriale tra l'aeroporto di Alghero e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate. Lo comunica la compagnia aerea annunciando l'apertura della vendita dei biglietti aerei relativi alle due tratte che gestirà in esclusiva fino al 25 ottobre 2025. Al momento la compagnia è stata autorizzata dalla regione sarda e da ENAC ad avviare la vendita dei biglietti per la stagione invernale 2024-2025 fino al 29 marzo 2025. E dal settore del trasporto aereo passiamo a quello della nautica, perché appunto la crescita del settore nautico in Gallura e Olbia ha creato l'esigenza di formare figure professionali qualificate, una sfida per la città e per tutto il territorio, che è stata raccolta dall'Università degli Studi di Cagliari insieme al Comune di Olbia, al Consorzio Universitario UniOlbia, che hanno dato vita al primo corso di laurea triennale in ingegneria navale, che è stato presentato questa mattina al Museo Archeologico di Olbia. Sentiamo. La crescita del settore della nautica in Gallura e a Olbia ha creato l'esigenza di formare figure professionali qualificate, una sfida per la città e il territorio, raccolta dall'Università degli Studi di Cagliari insieme al Comune di Olbia e al Consorzio Universitario UniOlbia, che hanno dato vita al primo corso di laurea triennale in ingegneria navale. Lo scorso 30 settembre il corso di laurea era partito ufficialmente nella sede dell'ex area SEP di Via dei Lidi, mentre venerdì 18 ottobre, nella sala conferenza del Museo Archeologico, con i saluti istituzionali, la presentazione del corso di laurea in ingegneria navale agli studenti delle scuole superiori di Olbia e gli incontri con i ricercatori, è stato presentato ufficialmente nell'ambito del convegno dedicato al tema Blue Economy, innovazione e sostenibilità per lo sviluppo e la tutela delle aree marine. Siamo partite anche in maniera superiore alle aspettative, quindi c'è grande entusiasmo sia da parte delle studentesse e degli studenti, sia da parte dei docenti. Tutta la macchina organizzativa, sia del Consorzio sia dell'Università di Cagliari, ha funzionato perfettamente, tutto è pronto. Oggi abbiamo un convegno importantissimo, incrociando anche colleghi che operano in altri atenei, per creare subito un network per questi nostri studenti. Il corso ha l'obiettivo di assicurare agli studenti una adeguata padronanza di contenuti e metodi scientifici generali, allo scopo di fornire una solida cultura di base scientifica, fisica, matematica e chimica, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali nell'ambito disciplinare dell'ingegneria navale. Inoltre, il corso di laurea è orientato sia verso gli aspetti inerenti alla progettazione, sia verso gli aspetti produttivi, tecnologici ed organizzativi della cantieristica navale e dei sistemi di produzione, conversione o gestione dell'energia. Come ben sappiamo, nel mare del nord-est della Sardegna arrivano le più grandi imbarcazioni del mondo. C'è fermento nella costruzione di importanti battelli sia in città che anche nel sud dell'isola, ma noi non abbiamo fatto altro che essere di aiuto per questi imprenditori, e siamo riusciti a creare le condizioni perché tra istituzioni ci siamo messi a lavorare in maniera molto stringente.
E apriamo una parentesi di cronaca perché stava pescando sugli scogli quando è stato travolto da un'onda anomala che lo ha fatto finire in mare. È morto così un quarantenne di Settimo San Pietro che si trovava a Capo Malfattano. L'allarme è scattato intorno alle 9:30. L'uomo era in compagnia di un amico col quale era andato sugli scogli a pescare. Un'onda lo ha fatto cadere in acqua e la risacca lo ha portato fino al largo. L'amico ha subito allertato i soccorsi ed è intervenuta la capitaneria di porto. Una ditta di noleggio gommoni della zona è riuscita a recuperare il corpo del quarantenne riportando arriva. Si chiama Estempus de Picinia contra sa violentia sas feminas, e questo è lo slogan degli stati generali dell'infanzia in Sardegna, convocati per i prossimi 25 e 26 ottobre a Sassari dalla garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza Carla Pirigheddu. Il 25 e 26 ottobre a Sassari, presso l'Istituto Figlie di Maria, si svolgeranno gli Stati Generali dell'Infanzia, un evento importantissimo per la Regione Sardegna perché è promosso dalla Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, che ha una finalità nobile e difficile, quella di contrastare il fenomeno della violenza di genere incidendo sull'educazione dei bambini a partire dalla loro nascita, durante il periodo evolutivo che attraversano appunto fino alla scuola primaria. In questo momento così difficile, così critico, la società ha necessità di segnali forti, di importanti misure da intraprendere e soprattutto ha bisogno di consapevolezza. Ovviamente il nome della garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza è Carla Pulighedu. Andiamo ora in Gallura e a Calangianus nello specifico perché salvaguardare un patrimonio del valore economico ambientale importante di cui la Sardegna è la massima detentrice a livello nazionale, quello delle querce da sughero, è stato l'oggetto del convegno sul tema delle emergenze fitosanitarie che si è svolto nel centro gallurese e ha visto la partecipazione di enti del settore e istituzioni. Presente anche la regione con la presidente Alessandra Todde e l'assessore regionale all'agricoltura Gianfranco Sata. Da Calangianus il servizio è di Stefania Costa. Con un gruppo di colleghi italiani, spagnoli e portoghesi abbiamo deciso appunto di presentare un progetto LIFE alla Commissione europea. Il progetto è stato finanziato. Si cercano soluzioni e si attivano protocolli approvati dall'Europa, agenzie regionali, università, ricercatori, istituzioni. L'impegno è comune per salvaguardare un patrimonio del valore economico e ambientale importante e di cui la Sardegna è la massima detentrice a livello nazionale, quello delle querce da sughero. È evidente che negli ultimi mesi, a causa della crisi climatica, dall'assenza di pioggia, il fenomeno si è acuito in modo devastante, interessando migliaia di ettari di terreno, di boschi di sughero che rappresentano un'identità non solo per Calangianus, ma io dico per l'intera Sardegna, anche per il valore ambientale, non solo economico, che la sughera rappresenta, che rischiano appunto di compromettere questo intero patrimonio che noi abbiamo qui in Sardegna. Il quadro del deperimento dei boschi di quercia da sughero è complesso e richiede interventi integrati e mirati. L'importanza del tema si evince dalla platea dei relatori del convegno sulle emergenze fitosanitarie che mettono a rischio migliaia di ettari di querce da sughero, gli insetti che aggrediscono la pianta fino a defogliarla completamente, esponendola così ad altri agenti che ne provocano il deperimento, e la siccità, nemici da sconfiggere. Nell'auditorium del paese che fa del sughero simbolo di economia e cultura si analizzano dati e soluzioni e si chiede un intervento alle istituzioni. La Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, che devono mettere le condizioni, le agenzie, gli operatori, nelle condizioni appunto di intervenire per superare questa grave crisi. I tavoli regionali sono già stati attivati, l'importanza strategica della sughericoltura è riconosciuta a livello nazionale, adesso è necessario intervenire su più fronti. Io ho fatto partire da poco tempo un tavolo proprio sotto la Presidenza, che tiene conto appunto della filiera del sughero, ma anche della manutenzione boschiva, proprio perché ritengo che sia uno dei temi fondamentali di cui noi ci dobbiamo occupare. Coinvolgendo gli enti di ricerca che in questi anni hanno investito quindi nel monitoraggio e nella ricerca, nel trovare soprattutto soluzioni affinché diciamo il deperimento della
della quercia da sughero sia naturalmente circoscritto.